everybody in the industry is. They're greedy. Trust. I remember the story. Ebbene, amici fratelli della Congrega, 14 e 26 di questo 17.06.2024, già problemi nella registrazione, qualche rumore di fondo e questo caldo asfissiante, stanno toccando temperature esagerate in quella di Bologna e dintorni. Ho visto la serie TV, presto apparirà, chissà, è già apparsa su Daruma View Cinema, la review inerente, da me qui letta e recitata. Ecco, la serie TV Madoff, serie TV particolare, un documentario, Madoff, The Monster of Wall Street. The Monster of Wall Street, il mostro di Wall Street. Allora, dopo aver concisamente recensito tempo or sono l'interessante TV movie della HBO intitolato Wizards of Lies, il mago delle bugie, infatti il primo episodio, fra l'altro, di questa serie, venuta dopo, fa un certo riferimento, no? Un fallito, non un bugiardo, un bugiardo, non un fallito, guardatela. Firmato Barry Levinson, Wizard of Lies, quello di What Just Happened, Disaster Hollywood, così reso col suo pupillo Robert De Niro, presente anche in Sleepers, Sesso e Potere, vedremo All Tonight's il prossimo anno, ma... e Michelle Pfeiffer, Stardust, c'è De Niro ma non si incontrano mai in quel film, così come New Year's Eve, Capodanno a New York di Gary Marshall, quello di Pretty Woman, e invece si incontra in Cose Nostre ma la vita del Family di Luc Besson. Allora abbiamo, utilizziamo il plurale maiestatico in questa disserzione farotichesca. Andrò a vedere The Bike Riders e poi La memoria dell'assassino. Mi aspetto parecchio dal film di Jeff Nichols, bravo regista, meno dall'esordio registico di Michael Keaton. Vabbè, abbiamo recuperato la documentaristica miniserie Madoff a proposito di Barry Levinson, a proposito di Al Pacino, presente in questo Knox Gets Away, da noi reso nella memoria dell'assassino, Al Pacino, il TV movie Il Dottor Morte, su Jack Kevorkian, Paterno, che è di Barry Levinson. Ok, allora, sottotitolata Il Mostro di Wall Street, targata Netflix, arriviamo a questa serie qui, distribuita sulla appena citata di piattaforma di streaming l'anno scorso e costante di 4 episodi della durata cada uno di circa un'ora netta, vietata ai minori di 16 anni a causa di alcune scene scabrose, per via della sua tematica delicata e di qualche sequenza inerente il suicidio. Madoff non è da confondere ovviamente col succitato, abbiamo detto, Wizard of Lies, e con l'omonima serie del 2016, avente per protagonisti Richard Dreyfuss e Blake Danner. È la madre di Gwyneth Paltrow, quella di Ti presenti miei con De Niro, Mid Parents. In quanto il Madoff ivi da noi preso in questione, e brevemente ma speriamo esaustivamente, insomma questa è una recensione però corposa, disaminato, è uno sperimentale a nostro avviso alquanto riuscito ed efficace, seppur difettoso, opus a sé stante, del tutto dissimile ai prodotti, tra virgolette, televisivi, perché hanno una matrice cinematografica, poc'anzi enunciativi. Le quattro puntate sono dirette da Berlinguer, ma non era morto, no, John Berlinguer, e sebbene abbastanza monotematiche, a tratti soporifere, per colpa inevitabilmente il loro impianto didascalico, giusto appunto da filmico documentary, piuttosto statico, verboso, leggermente retorico e poco da attori in carne e ossa recitato, insomma, vabbè. Bellamente appassionano, intrattengono con gusto, classe, in virtù di inventive immagini visionarie che spezzano pindaricamente la sua struttura giornalistico-illustrativa. Un reportage, diciamo, netflixiano, diciamo, su Madoff, quindi madoffiano, sì, come dirò dopo. Al contempo, non poco inquietandoci nel narrarci per l'ennesima volta un'oscura e angosciante vicenda che, per quanto oramai tristemente arcinota e più volte in varie forme, come dettovi, ripropostaci e trasposta di variazioni tematiche con diversificate chiavi interpretative, puntualmente ragela e sciocca in maniera seccamente porosa. Seguiamo attraverso interviste, perfino lo stesso Bernard Madoff, detto Bernie, or deceduto, e presentatoci mediante immagini di repertorio delle più esclusive provenienti direttamente dal carcere in cui scontò l'ergastolo, filmati inediti e testimonianze di personaggi autorevoli, fra cui in primis la reporter Diana B. Arrikes, qual è la pronuncia? E lo spelling? H-E-N-R-I-Q-Q-Q-Q-U-E-S. Qui nei panni di se stessa, così come nel suscitato Madoff con Dreyfuss, autrice del libro inchiesta
Wizard of Lies, Barry Madoff, La morte della verità, diciamo, da cui invece Levinson trasse la sua versione sopra detta, prima detta, ecco, questo non è il pezzo scritto, con De Niro, fantasiose eppure verosimili ricostruzioni create ad hoc nell'ambientazione e nella caratterizzazione dei personaggi reali, anche se, diciamo, sono interpretazioni finte, fittizie, che sto dicendo, per quanto concerne il tentativo di rendere appetitosamente cinematografica l'ascesa e la caduta del terribile excursus, diciamo, madoffiano. Ok, avete capito qualcosa? Sino adesso poca roba. Non è per tutti, non è per tutti, è pesante questa serie TV, come il falò, a volte ridondante, petulante, proprio insopportabile. Va bene? Ma basta che io sopporti me stesso. Sto terminando questo commissario falò 4, a proposito di De Niro, un saggio monografico su di lui, già vi diedi qualche assaggio, ok? Ma procediamo speditamente cercando un po' di abbreviare quello che sarà il pezzo scritto che è già andato a controllare su Daruma View Cinema. Oh, chissà. Allora, è una serie che radiografa con puntiglio dei più certosini e impietosi la vita di uno dei più grandi truffatori della storia, non soltanto americana. Colui che organizzò uno schema Ponzi. Poi avemmo anche Ponzio Pilato, ma anche uno, io conoscevo uno di nome Ponzio, era Pelato. No, studiato nei minimi dettagli, apparentemente infallibile, ingegnoso in maniera impeccabile quasi. Purtroppo scoperto dall'FBI, Federal Bureau of Investigation, dopo innumerevoli indagini sterili, solamente troppo tardi. Quando alla già avanzata, scusate, età di 70 anni, anno più, anno meno, fu finalmente castrato, non incastrato, dopo aver spennato una miriade di persone subdolamente raggirate orrendamente, finite in bancarotta, addirittura sul lastrico a causa del suo gioco, tra virgolette, diabolicamente criminoso e strozzante, virgola, no, senza virgola, economicamente. Ci sono queste rime baciate nella mia scrittura, voi baciate? O cantate ancora quella canzone, Tormentone, di una decade o solo, no, qualche anno fa, dell'anno scorso, di Annalisa? Annalisa? Ho visto lui che bacia lei, che bacia me, chi bacia? Allora, ricordate la teoria del falotico, chi fa da sé fa per tre. E si può fare, diciamo, virtualmente il ménage à trois, o farsene anche quattro, cinque, o non farsene nessuna, e scrivere recensioni calibrate, cerebrali, è chiaro? Cerebrolesi? Allora non masturbiamoci troppo e andiamo avanti. Nel senso di perché, oltre a distruggere la vita dei suoi investitori plagiati e totalmente fregati, rovinò giocoforza il matrimonio con la sua fedele e storica moglie Ruth, conosciuti in età giovanissima, ai tempi della scuola, college, però già mai coniugalmente, diciamo, tradita. Ho coniugato così, no, ho scritto così, per modo di dire. Sì, perché a differenza di personaggi come Silvio Berlusconi, no? Che ecco, dopo essersi fatti i soldi e poi già se n'era fatte di cosa, e ancora poi chiese il divorzio. Lui credeva molto nella famiglia, un vero pater familias, non tradì mai sessualmente la moglie, ma per modo di dire, no, 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 non la tradì mai, però insomma, non fece una bella figura, ecco. Allora, conducendo per di più suo figlio Mark, da chi fu interpretato da Alessandro Nivola, in Wizard of Lies, che da prima l'adorava, anzi soffriva di una reverenziale, scusate, nei confronti di questo padre, padrone, però genio, grandottore. Ecco, considerandolo addirittura un grande uomo, great man, a suicidarsi per la vergogna. Ma il figlio Marco, l'altro, chi era? Peter Pan, eh no. Allora sì, Bernie fu un finanziere geniale, però incredibilmente delinquenziale. E qui incarnato da Joseph Scott, trasformista come De Niro, no? Versatile, prima appare giovane, grasso, meno grasso, coi capelli bianchi, che le dà una connotazione forse poco somigliante nella fisionomia, ma al contempo funzionante, corroborandolo di sinistra aria ed aura melliflue, mentre sua moglie Ruth e Mark sono rispettivamente Peter O'Toole, non è morto, no, questa O'Toole è Alex Olson, ma questa qua è la figlia di Peter? La figlia di Peter, il fratello di Mark. No! Allora i quali svolgono un lavoro egregio e calzante. Sebbene, uomini, dobbiamo scalzare la vecchiaia e adorare le donne che adesso, d'estate, non indossano le calze. Che sto dicendo? Allora, sebbene non siano richiesti i loro grandi sforzi recitativi, per le ragioni già esplicatevi. Al contempo, però, qui il tempo, però,
29 gradi, al contempo però quasi unicamente caldo, caldo. Quei loro sguardi riescono a trasmetterci emozioni da noi ben captate. Avete capito? Assumendo le giuste fattezze, loro richieste per i characters, personaggi incarnati. Frank Di Pascale, da chi fu interpretato da Hank Azaria, chissà, Wizard of Lies, forse no, forse sì, chissà, braccio destro di Madoff, l'osco re del 17° piano del grattacielo di Wall Street, dove Madoff conservò i suoi documenti tanto segreti quanto altamente compromettenti, invece delineato dall'attore Isaac Cameron, delineato si vede poco, sfilano tutta una galleria di uomini e donne ambigui, fra cui Eleanor Squillari, la pastorello, chi è? Donna pastorello? Sì, sì, poi abbiamo le donne che pasturano, le donne che amano il formaggio pecorino, quelle che amano le pecorine, sì, sì, o la pecorina, e Il buon pastore, il film di De Niro, no? Reso il sottotitolo L'ombra del potere, The Good Shepherd, il buon pastore. Che sta dicendo? Voi non sapete tante cose della CIA di me, pastorello? No, pastorelli? Lo so. Voi dovete, ecco, pascolare le pecore. Le pecore, e basta. E fare gli agnellini. Non dovete farvi delle donne come questa donna, ma è buona questa pastorello qua. Non ci sarà nessun pecorino, no, nessuna pecorina. Allora, la personale segretaria di Bernie dall'83 al 2008, Annette Buongiorno, apparentata con Mike Buongiorno. No, e fra gli altri, vabbè, Picower, oltre naturalmente a Jim Campbell, fra i produttori principali e autore di Mad of Talks, su cui si basa tale serie, che è diretta, ripetiamo, con stilizzate eleganze, alcune trovate per nulla malvagie. Malvagie si scrive con la I o senza? Senza? No, con la I. Ah, da notare questo. No, inoltre le suggestive riprese fotografiche e panoramiche di una New York, prima e dopo il crollo delle Twin Towers, torri gemelle. Cosa non funziona? Quasi tutto in questa serie qua. No, non è da tutti. È un accuratissimo jacuzzi, no, reportage che al di là però della precisione millimetrica con la quale analizza e anche psicanalizza profondamente la tragedia in questione, perché tale dura troppo e andava scorciato notevolmente. Sinceramente è un'operazione lodevole e imbastita con originalità inventiva, però ogni episodio risente, lo rimarchiamo tostamente, di prolissità eccessiva. Io non avrei realizzato questo documentario Netflix, abbiamo già avuto Wizard of Lies, quell'altra serie TV, però se volete guardarlo è molto interessante, da vedere soprattutto se voi siete studenti. Io non voglio frequentare, giammai frequentai e neppure frequenterò questa alma mater studiorum, basta anche con latinorum e i promessi sposi, ecco, dicevo, voi che studiate economia e commercio, siate prudenti e non studiate giurisprudenza, che sto dicendo, vi potrebbe interessare. Comunque è interessante. È interessante? Chi? So io chi? Il Falò. È un uomo che sembra che non sappia nulla, sa tutto. Sa tutto di voi. Lui appartiene all'FBI? No, lui è il commissario Falò. Presto, sulle maggiori catene librarie online, il commissario Falò 4. Una storia macabra, nera, di un uomo che suscita tanto tenerezza, così tenero, dolce, gentile. Sostanzialmente un bel figlio di puttana. Alla prossima, ricchioni. No, volevo dire, ci sono i ricchioni. Io non lo sono. No. Modestamente, in mezzo alle gambe c'è qualcosa. Toccare per credere. Una volta toccato, non è più. Una volta toccato, non è più rinunciato dalle donne. Non si può rinunziare, diciamo, una cosa così. È una cosa pazzesca. Quando entra dentro, da lì non esce più. Alla prossima.